Guarda che braccia uomo! Animali animali, bentornati in questo nuovissimo video della vanilla di server di Animal su Minecraft Titan. Come potete vedere siamo qua tutti belli gasati in casa nostra, mi raccomando di supportare la serie. Quest'oggi vi sfido, dovete mettere mi piace con il naso. Lasciate mi piace con il naso, vediamo a quanti mi piace arriviamo. E fidatevi che oggi sono gasato come una mina, perché sì, siamo in casa nostra, staremo vicino a casa in questo episodio, ma ci sono tante cose da fare importanti. Siamo già avanti con gli episodi, abbiamo il nostro libro alla penna e mi sono riordinato quello che dovremmo fare in questo episodio e nei prossimi episodi, ovvero li ho messi anche in ordine di cose che dovremmo fare. Dobbiamo assolutamente farci il tavolo degli incantesimi. Sono andato a minare un po' con Eme, infatti mi sono preso diciamo due diamanti, uno ce l'avevo, uno mi mancava, e dovremmo fare anche il nostro portale del Nether, che teoricamente non so dove fare, perché vorrei farlo fuori, in realtà anzi vorrei farlo dentro casa, ma non so dove, e poi il rumore diventerebbe fastidioso, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo trovare un posto dove farlo fuori. Dovremo dare la carne ai cani, così che possiamo mettere vari cani ai vari avamposti una volta, diciamo, fatti o alle entrate. La carne, se non sbaglio, ce l'ho qua, esatto, abbiamo anche i diamanti. E andiamo a fidare i nostri bellissimi cagnolini, che sono già 6. 2, 4, 6, 7. Facciamo così. Con il potere della zappa conferitovi, vi tiro su e vi do da magnà. Eh no, no, mi sto dando da magnà. Oh, anche te. E anche te. Olè, guardate che fantastica cucciolata. Vi voglio bene. Oh mio Dio, sono tantissimi. Adesso come facciamo? Allora, dobbiamo capire. No, sì, no. Come vi sedete? Venite tutti qua. Allora, dai. Non tutti attaccati, dai, su. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vabbè, effettivamente sì, non potevano accoppiarsi tutti, quindi. Guardate. Vedete il nonno lupo? Vi racconta una storia? Perfetto, così, mi va bene così. Dovremmo ricordarci come si fa tecnicamente un libro, no? Si prendono intanto le pagine. Oh, ne basta. No, così è lo zucchero. E così è la carta. Serve un pezzetto di pelle. Dobbiamo mettere la pelle così, la carta così. Creiamo il nostro libro che ci serve per appunto il tavolo degli incantesimi. Oh, controlla urigettario. Oh, controllo subito urigettario. Con il libro che va messo, mi pare, qua. L'ossidiana che va messa così e i due diamanti così, dovremo appunto creare un nostro tavolo degli incantesimi. Voilà! Abbiamo l'ossidiana che ci avanza per il portale del Nether. Ma che altro ci serve? Perché oltre a fare la stanza degli incantesimi, che sarà questa qua sopra, che ho migliorato, ho fatto tutto il pavimento in legno, lo scorticando diciamo con l'ascia. Ho fatto un punto centrale perché qua voglio mettere il tavolo degli incantesimi, infatti lo mettiamo subito. Eccolo qua. E tutto attorno fargli le librerie. Che, le librerie, ci vorrà un bel po'. Vorrei fare, visto che ho raccolto in miniera un sacco di carbone, volevo fare altre fornaci. Il fatto che non abbiamo ancora, eccola qua, non abbiamo ancora la stanza delle fornaci automatiche, che vorrei fare di qua, perché qui ci sta il blocco, diciamo, per fare poi una porta. Diciamo, questa casa si può espandere sia orizzontalmente che verticalmente, come stiamo facendo di qua per l'appunto. Ah, forse non l'avete neanche visto che ho sistemato con tutti gli item frame il magazzino, e ho già messo da parte, diciamo, e sistemato tutte le cose. Perché se sei ordinato sul gioco, sei ordinato anche nella vita, penso. Ma a parte quello, volevo fare anche un po' di speluzzicamento dei nuovi banchi da lavoro che possiamo fare, come questo e questo, che non, questo non serve a niente. Questo non serve a niente, come ho già detto, questo serve per fare qualcosa legato alla cartografia. Volevo mettermi qua e capire quali altri blocchi potevamo fare. Io non vedo l'ora di avere un piccone incantato con Silk Touch, perché questo qua lo voglio spostare e farci una stanza per il nostro Enderman, anche se spero che in realtà il nostro Enderman torni. Quindi siamo sul banco da lavoro, abbiamo un blocco sonoro che non ci serve, abbiamo un pistone che in questo momento non ci serve, abbiamo un forno fusorio, pietra levigata, ingotto di ferro, non so minimamente cosa faccia un forno fusorio, lo voglio subito scoprire. Quindi noi ci prendiamo questo qua. Sono tanti 5 pezzi di ferro, fischia se costa la roba. Aspettiamo che cuocia. La rifacciamo ricuocere. Intanto vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo creare. Intanto, oltre che al forno crematorio lì, abbiamo un distributore che noi dovremo fare altri, perché dovranno sparare le frecce dove ci saranno le entrate delle mura. Volevo fare i barili, perché in realtà il pavimento questo qua volevo farlo con almeno metterlo qua, almeno un barile che fungeva da pavimento, ma fungeva anche da scatola. Ok, eccolo là. È un barile.
È stato fatto. E vi faccio vedere. Ok, lo volevo mettere tipo qua. Non sembra niente, ma Emerald Computer Esilio Volontario. Pensateci un po'. Sì, guardate, si apre tipo un tipo tombino. E fa da baule. È bella anche perché sembra veramente una botola. Ancora meglio, vediamo se si può mettere in un altro verso. Cioè, non si può mettere storto, diciamo, tipo così. Ah! Ecco, guarda, si può mettere in due cose diverse, così non sembra neanche uno sportello. Che cosa mi è venuto in mente? Che può fare, funzionare sia da magazzino, perché, cioè, ti immagineresti mai un magazzino sul soffitto? No, se vuoi rubare qualcosa, rubi qua. Scusate se ho studiato design. Non è vero, non ho studiato design, però vabbè, mi sento bravo e forte. Allora, uno lo dobbiamo... No. Ok. Quindi... No! Ok. Perfetto, raga. Allora, in realtà pensavo che la resa venisse un po' più carina. Però non è neanche brutto, perché se tu entri non te ne rendi conto, no? Tu puoi fare un po' così, guardare qua in giro, ma non ti guarderesti mai sul soffitto. Invece arrivi su e sbam, c'hai tutti i libri incantati. E sbam, c'hai il lapislazzuli. E sbam, c'hai altre robe che ci puoi aggiungere. E volendo ci potremmo anche mettere dei tappeti sopra. Però lo lasciamo così, che comunque è utile ed è anche carino. Dobbiamo assolutamente andare a prendere altra canna da zucchero. Fare più carta possibile. Bravissimo. Stavamo dicendo, prendiamo tutta la pelle che abbiamo, perché ne serviranno purtroppo tanti, sennò ci toccherà uccidere altri ovini. Tranquilli, il vetro è quello insonorizzato, non ci sentono. 21 libri non sono pochi, ma mi sa che non sono neanche tanti. E per concludere il fatto della libreria bisogna prendere altro le... Che pizza! Voilà, voilà. E i libri. Ok, quindi ne possiamo fare. Beh, non serve a niente, ne potevamo fare solo 7. Perfetto, che schifo. Intanto la pietra levigata ha finito di cuocere. Ci prendiamo il nostro forno. Cosa manca? Alla fornace! Basta! Troppe cose! Se serve una fornace, quindi è una fornace migliorata. Ok. La mettiamo qua sopra. Forno fusorio. Che non ho capito. Vediamo. Servirà sempre il carbone? Funziona con tutto, va bene. Ferro grezzo diventa quello. Non sto capendo. Non posso cucinare la pietra? Posso cucinare. Come si usa? Ascoltate e me lo direte voi tranquilli, ok? Torniamo su nel nostro posto preferito a mettere le nostre librerie. Mi devo rompere, ho sbagliato. Oh, ok, datemi un secondo. Ok, tutto sistemato. Abbiamo dovuto solo spostare tutto di un blocco. Anzi, così è ancora più bello. Guarda, mi piace davvero un casino. Quindi, se non ricordo male, una libreria dovrebbe essere messa qua. Le lettere le stai trasportando, mica? Bella. Ah, eccole qui. Olè, ok, così. Tutte state trasferendo? Allora, conferite il potere a tutte, per favore. Mi fate vedere? Questo perché non conferisce nulla? In questo caso, cosa si fa? Si prendono i lapislazzuli, si piazzano qua dentro, così all'evenienza ce l'hai subito. Li cacci dentro, metti il piccone e che fai? Efficienza 2 potrebbe essere buono. Efficienza 1, ok. Per ora mi sembra che tutto funzioni. Il problema è che se non arriviamo a livello 30, tra l'altro qua sotto è tutto stato creato, top proprio. Così potremmo fare la nostra stanza segreta qua in mezzo al grano, così che nessuno si possa accorgere che si può passare anche sotto la casa. E ci facciamo anche la nostra stanza segreta sotterranea, che potrebbe essere anche quella che tiene il portale del Nether, perché no? Emerald, uè bro, sei qui vicino a casa tua? Sì, sono a casa. Qua innamorati di bollettini miei. Porco due! Grazie, eh. Oh mio Dio, ragazzi, mo che cacchio faccio? No, no. Okay, mo cosa mi invento? Mo io devo soltanto prendere della pelle. Devo soltanto prendere. Mo che si fa? Mo devo accoppare tutto, devo accoppare. Purtroppo, amici miei, siete caduti in un buchello. Bravi, fate bene a scappare. Sei rimasto tu. E via. Ho riempito tutto il mondo di maiali. No, 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 almeno due mi devono rimanere. No, 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 no. No, no, e non... Mamma maiala. Mi serve la staccionata, che era qua. Cosa sta rubando? Oh! Oh! Cosa rubi? Ah! Ok, ci siamo. E bravo lui. Allora, prendiamone una alla volta. Allora, prendiamo prima questi. Mettiamo
Venite. Tutti a ca... Dove sono tutti gli altri? Vabbè, sono in giro, ho capito. Vabbè. Va bene, anche se siete pochi, a me va bene. Vi riprodurrete di nuovo per l'ennesima volta. E invece mi serve la carota per i maiali. Non... Questo episodio non doveva andare qua, così. Maiali! Facciamo finta che sia una cosa fatta bene, questa qua, avere degli animali in giro, va bene? Appena scritto che è arrivato il mercante. Maledetto Emerald è arrivato, mi ha creato confusione! E niente, mi dispiace, qualcuno di voi dovrà sacrificarsi, lo sapete che purtroppo è un macello, ma è un macello, ragazzi. Qualcuno è sempre così, è un 50-50, cioè, è vero che non c'era scritto nel contratto, però, 14 pezzi, ma sono pochi, raga, bisogna uccidere ancora qualcuno. Uno va via, ne nasce un altro, cioè, tranquilli, vedete, così, proprio tranquilla, sì, tu. Beh, adesso vediamo se bastano, se non bastano, pazienza, vedremo. Ci sono un sacco di cose che devo ancora costruire qua e non riesco a trovare una libreria. Vabbè, faccio prima a farmele da solo, ho capito. Ah, già, mi manca la carta con la canna di zucchero, quindi non posso fare la carta. Perfetto! Che fai, butti via anche lo smeraldino appena guadagnato, no? Andiamo un attimo da Eme. Dove sta il mercante? Ah, lo ha rinchiuso addirittura. Ma che? Ma tanto scompaiono. Vediamo che cosa c'ha di buono. Pozzol, che non me ne faccio niente perché lo trovo. È sotto il bambù. Tulipano, funghi. Ma che me ne faccio di un blocco di corallo a tubo? Ma non ha niente. Vabbè, abbiamo creato un qualcosa lì sotto. Va bene. Sono indietrissimo sulla tabella di marcia. Dobbiamo assolutamente tornare a casa e sistemare delle cose. Madonna mia. È notte. Io dovrei dormire. Per magari andare sotto e creare una stanza, no? Cioè, voglio fare un attimo di perlustrazione. Anche se l'ho già fatta, perché qui ho messo già tutta, diciamo, tirato su già tutte le mura, almeno su un lato. E sto ragionando sul fatto che o lo metto qua e ci creo una specie di grotta attorno. Ah, ma qua c'è un buco, ma qualcuno vuole fregarmi, eh? C'è una caverna sotto casa mia? What the fuck? Ma che diavolo? Beh, oddio. Come cava potrebbe anche nascondersi tranquillamente un portale, alla fine non è molto lunga. Ciao Eme, ciao anche a te, tranquillo. Se chiudessi così e facessi qua, faccio una cosa del genere dove si può scendere. E qua sotto scavare un poco meglio da avere il portale del Nether. Quanto carino qua. E io direi di farlo subito, eh. Che perdiamo tempo a fare. Famo 1, 2. Ma sembra perfetto, guardate. Cioè, è stato fatto apposta. Perfetto! Mal che vada, visto che qua risale, lo otteniamo sempre allo stesso livello. E così poi ci faremo degli scalini per entrare. Sì, ci sta anche qua. Si riempie. Come se fosse sentiero, ma che lo devi capire, no? Ah, in questo video ho rischiato di morire di fame, di morire con la vita, di morire di tutto. Ok. Devo solo tornare su a casa sperando che sia giorno. Olè! Bella storia, bella zio! Mettiamo altro carbone qua sopra. Mettiamo a bruciare molta cobblestone. E l'accendino, se non ricordo male, avevo lasciato il pezzo di selce già fatto da qualche parte. Probabilmente sarà nella ghiaia, che la ghiaia si trova. Eccola qua. Olè. Ci andiamo a prendere il nostro pezzo di ferro. Lo mettiamo qua. Mettiamo la selce. Acciarino fatto. E siamo giunti anche a quest'altro momento. Abbiamo fatto il tavolo degli incantesimi che potenzieremo già nei prossimi episodi. Lo troverete probabilmente già con le librerie perché non ha senso migliorarlo insieme. E siamo qua. Pronti per andare nel prossimo episodio del Nether. Non ci credo. Boom. Acceso. Mi mangio un polletto visto che mi piace mangiare il pollo. Mettiamo anche gli scalini così un po' rudi. Mamma mia. Qua si sente ma non si vede. Diranno: ma dov'è? E quasi quasi mi tolgo anche dalle scatole tutti sti tronchi maledetti che tanto ho fatto crescere perché mi serviva la roba. E sapete perché mi serviva questa roba? Perché dovevo creare una nuova palafitta per una prossima stanza. Accoglierà chiaramente qua la fornace automatica o comunque una zona fornace in generale. Ogni volta poi pianto, mi dimentico finché non mi riserve di nuovo il legno di tagliarli, invece sbaglio. Devo sempre tagliarli. Anche perché con il nuovo aggiornamento che ti dà, oltre che i sapling, anche il bastone, evito di consumare altri pezzi di legno per fare i bastoncini, me li danno già tutti questi. Decisamente meglio, abbiamo 62 tronchi di quercia. Buttiamo anche giù questo alberello che mi sembra bruttino. Mi vado a cioccare tra una costoletta di maiale e l'altra la nuova palafitta da fare qua. Mi dispiace madre natura, ma qua la terra è di troppo, eh. Perfetto! Allora siamo qua, dobbiamo metterci precisamente all'angolo.
Così diamo anche un'occhiata a quanto potrebbe diventare grossa questa stanza. E Anima il costruttore sta dando da fare un botto in sta serie, eh. Guarda che braccia uomo. Così abbiamo anche questo lato coperto. Ormai ho il terrore di stare fuori la notte, quindi veloce, 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 veloce. Via, 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 tutti a casa, tutti a casa. Mi sembra che per questo episodio ci sia già tantissima roba. Animale, animale, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, mi raccomando, con il naso. Scrivetemi nei commenti come migliorare in generale il villaggio, ma anche il sotto dove abbiamo costruito il portale del Nether. Vi porterò un poco avanti off camera. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi videati. E noi ci becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.